la Ferrari sto qui. C'ha la Ferrari. Guarda che non è possibile. C'ha la Ferrari sto qua. No, vabbè. I ragazzi sto impazzendo. Mi ha dato 15.000 soldi. C'è 15 cose da 15 banconote da 1.000. Finalmente sono diventato un poliziotto anch'io, ragazzi, e benvenuti qui in un nuovo video. Come potete vedere ho tipo la pistola government, quindi sono un poliziotto incredibile. E sì, non ho ancora ucciso nessuno, quindi per il momento sono un poliziotto totalmente inutile. Ma oggi proveremo a vedere di arrestare barra killare qualche criminali, perché voglio fare i soldi. Perché in realtà ho pochissimi soldi. Dopo vi farò vedere anche quanto cavolo più l'armatura. Perché sì, questa è un'armatura del poliziotto. La chestplate che è tipo OP. E un'altra cosa che vi farò vedere se la ritrovo è una casa che probabilmente acquisterò, cioè un posto che costa solo 60.000, che un bel po', sì, però rispetto ad altri posti che costano tipo 100.000, che è una cacchiata, quindi in futuro la compreremo. Il problema è che sì, ho solo 3.000 soldi, quindi per il momento non faccio un cacchio perché non lo so, però devo essere farmer perché ho visto che è uno dei lavori migliori. Cioè, ho visto, me l'hanno detto le persone. E quindi dovrei divenire farmer. Però per divenire devi avere una casa tua che puoi buildare. E non ho una casa mia in cui posso costruire. Quindi, sì, insomma, non posso fare praticamente niente. O al massimo, non niente in teoria posso fare. Perché devo proprio avere. Boh, sta casa qui sarebbe utilissima. Perché, come vedete, ora non è in vendita. Ma è tipo una mega coltivazione di grano. Guardiamo quanto sarebbe il suo valore. 30.000, ecco, e non la metto in vendita, però sarebbe pochissimo per 30.000 per noi. Cioè, in realtà è tanto, però per me è poco, considerando che ci sono una marea di piani, almeno 10, penso siano 1, 2, 3, 6, almeno 10. Poi, praticamente, da poliziotto posso usare slash radio e parlare con tutti gli altri poliziotti, ora non lo faccio perché se no gli do fastidio. Poi, se qualcuno va nel suo telefono, nello scorso video, se ricordate, abbiamo comprato un nuovo telefono via l'iPhone. Se qualcuno fa una chiamata per chiamare il poliziotto andando qui su col police, arriva tipo in chat, ti viene scritto: ti stanno chiamando, vedi un padaman. E devi fare tipo slash track player, track tipo player. E vabbè, metti tipo il nome del player e tipo l'ID del suo telefono che te lo dice quando ti sta chiamando. Quindi easy. E quindi sì, sono diventato poliziotto finalmente. In realtà non so neanche perché. Ci sono già diventato almeno 3 volte, questo sì, è la terza volta, ma fa un po' schifo, cioè se non ci sono criminali in giro, o almeno oggi non ha giocato tipo nessuno, fa un po' schifo perché servono i criminali, diciamo. Quindi è un po' uno schifo per ora, però non mi posso lamentare alla fine, no? Quindi adesso vi faccio vedere la chestplate, guardate qui. La chestplate, protezione dai proiettili, enchantment level 12, che già questa è incredibile. Protezione enchantment level 12, quindi protection. Poi government issued, che mi sa che non puoi fare i crimini, cioè che non ti conta i crimini forse, non lo so. Poi antiproiettili e sopravvive all'acqua, non so che cosa significa, forse puoi andare sott'acqua e respirare quanto ti pare, non lo so. Però è una armatura OP. L'unico problema è che non serve a niente perché finché non ci sono criminali, almeno da me non ci sono criminali, totalmente inutile. Quindi, se state giocando, diventate criminali, per favore, così almeno vi arresto, ecco. Vi dico solo poco. Guardate questa casa quanti cessi c'ha, non so perché c'ha pieno di cessi. Poi in realtà tipo sono due blocchi, c'è cioè uno più uno, non lo so, beh, lasciamo stare questa cosa. Poi, qua, tra l'altro in una di queste ceste a caso, prima ho trovato 1.000 soldi, cioè li ho presi, tax slash wallet, non so perché c'erano 1.000 soldi a caso, quindi, boh, meglio. Ha commesso un crimine. Allora ora facciamo slash track. Ale, questo qui. E Z 1 Z O 3 CB 2. Ok, la persona in realtà era Leonardo Gamer, quindi adesso andiamo da lui. È un po' scomodo e lento poter cercare le persone così. È un po' brutto, però vabbè. In teoria non so chi è che ha fatto il crimine, cioè se lui. No, beh, non penso sia stato lui. Quindi, sì, adesso andiamo a vedere. È troppo lontano, il problema è che ci vuole troppo cacchio di tempo. È un po' uno schifo. Beh, in realtà. Ok, guardiamo, guardiamo. Boh, sono lì insieme, non capisco. Che stanno a fare?
Qua era il punto. Guardiamo cosa scrive. Se 16 dici. Ok, guardiamo. Tanto questa mi sta un po' sul cavo. Mi ha ucciso e rubato Alex Mander. Non si fa Alex Mander. Dove sta? Lo schifo zozzo. È scappato, brutto schifo. E però io lo devo uccidere, cioè. Devo. Per i soldi, per voi, raga. Per la poli, per la città. Dove sta? È scappato come. Dove? Ok, guardiamo. No, furgoncino. Che nome è furgo? Non sono qua per. Cosa stai. Perché si sta allontanando? Perché si sta allontanando? Ha quittato il gioco, seriamente. Ci ha quittato il gioco perché aveva paura. Allora, questo qua è un criminale. Secondo me è un cavolo di criminale. Lo kill appena rientra. Tanto l'aspetto che è inutile che aspettarsi. Mi metto qui, tac. Stavo aspettando io, lo killo malamente. In realtà credo sia un criminale perché scusami se n'è andato, non ho capito. Schifo zozzo, no. Sta spammando come lo sei, me ne vado allora. Sentite, ma questi bimbetti. Cioè, ci credo che gli ha rubato 100 euro. Questo qua rompeva tutto il tempo, rompeva. Tra l'altro quello lì furgoncino non è neanche rientrato. Quindi, beh, io però l'ho ucciso, vi giuro, perché era un criminale, perché scappava dalla polizia. Era ovvio che fosse un criminale. Per forza. Ma tra l'altro ho una texture pack che tipo migliora qua le sbarre, quindi sono tipo 3D. Che è figo. Quindi sì. Non ve lo dico qual è perché sono cattivo. Se volete sapere entrate nel server Discord e magari ve lo dico. Però quel schifo zozzo io non lo killo adesso, ma. No, però cioè, se ora lo killa. Se Leonardo Gamer. Poverino. Ah, perché droppa pure delle cose quando crepi. Io gli rubo il legno. Giuro non ho rubato niente. Assolutamente niente, proprio. Sì. È stato lui che ha rubato. Cioè, io scappo. Cioè. Ma cos'è? E lo continua a uccidere. Oh, questa qua è proprio in perpetuo. Non gliene frega niente. Vuole uccidere questo qua, proprio incredibile. Mamma mia. Ma in realtà dovrei aiutare. Se non sarei complice, faccio schifo. Vabbè, me ne frega, sentite. Dove sta il furgoncino? Senti, furgo. Ora lasci morire. Ah no, è wanted, scherzavo. No, scherzavo, non uccido. Non restarlo. Niente, abbiamo pure spedito un criminale in prigione. E tra l'altro mi sono appena reso conto che non stavo neanche parlando. Quindi uccido, non lo so quello che farò. Comunque, lasciamo stare. E abbiamo fatto una mossa molto bella perché aveva un po' rotto il cazzo. Cioè, ok, capito che poi non lo continuava a uccidere lui. Perché era un criminale, è ovvio. Scusami. Se no perché un poliziotto lo uccide. Poi se l'aveva ucciso, ha ucciso più volte, era un cavolo di criminale. Quindi è fake, cioè colpa di Leonardo Gamer. Che cacchio ci posso fare io? Scusatemi. Io fuori l'ho ucciso, è andato in prigione, basta. Io direi pure di comprarci magari qualche vestito. Perché, no, oddio, forse i cappellini. Non so quanto costano, perché ci sono tipo dei cappelli fighissimi. Tipo quanto costa? Scusate. Boh. Forse si vede dalla Mogul Chest. Guardiamo. Ads. Token Ads. Costano un pochettino. Ma io ne ho 19. Giusto un po'. Ok, scherzavo. Rimaniamo lì. C'è uno che mi sta dicendo. Ehi.
No, mi forse non stava dicendo a me. Sta sca... Guarda, c'ha la Ferrari sto qui. C'ha la Ferrari. Guarda, che... Non è possibile. C'ha la Ferrari sto qua. No, vabbè. Farò il video più avanti quando diventerò ricco. Quindi mai... tipo, compro la Ferrari Minecraft. Ehi. No, mi sta dando risorse, non è possibile. Cioè, mi ha dato 15.000! A caso, gli ho detto che finirà nel mio video. No, vabbè. No, vabbè, non è possibile. Cioè, vabbè, che poi alla fine per 15.000 per lui non sono praticamente niente. Oh my god. Thank you. Cioè, non è possibile 15.000. Cioè, io ragazzi sto impazzendo. Mi ha dato 15.000 soldi. Cioè, 15 cose da 15 banconote da 1.000. Cazzo, io lo ringrazio. Shibingo, a parte che è inglese, ma porco cane, sei un grande. Vabbè che poi lui c'ha 2 milioni, mi ha detto. Cioè, è una roba incredibile. Cioè, raga, è incredibile. 15. Ah, aspetta, slash wallet. Sei pronti? Boom. Porco cane, 16. Ah, aspettate che un attimo che. Allora, prima di tutto, li buttiamo tipo una marea nell'ATM, quindi questi su 5.000 ne buttiamo almeno altre 5.000 più altri 5.000 e me ne tengo così. Mamma mia, incredibile. Io lo ringrazio davvero tanto. Vabbè, io ragazzi direi di concludere qua l'episodio, cioè... Ah no, questa cosa è stata atterrata. 15.000 soldi, incredibile, non so... Grazie, cacchio. Thank you. Tanto non guarderà mai questo video probabilmente, ma mamma mia, è incredibile. Come cacchio è possibile? Cioè, mai nessuno mi ha dato neanche un euro proprio. Qua mi ha dato 15.000, ho capito che è milionario, ma cavolo. Cioè, non è possibile. Allora, raga, può... Cioè, lo ringrazio davvero, non so quanto. Giuro. Vabbè, comunque il video può terminare qui, ragazzi, sono veramente felicissimo. Lo ringrazio davvero tanto. Shibingo si chiamava, quindi... Sì. Il video finisce qua, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale con la campanellina, entrate nel server Discord perché in questi giorni lo sto aggiornando. E da Giacomo, ragazzi, è tutto. Ciao ciao!